Buondì! Siamo arrivati alla fine del mese e quindi ciò significa periodo di antiparassitari. Infatti vedete che vi si gratta anche un pochino. E quindi oggi Cardotec e Frontline per la piccola, invece per Kumà soltanto il Vectra che è l'antipulci. Questo qua è quello che va messo. Ehi! Questo qua è quello che va messo solo in un punto, ovvero qua tra le scapoline. E poi un po' di Cardotec. Ragazzi, mi raccomando, questo qua non datene mai metà al vostro cucciolo, nel caso pensaste, boh, è in crescita, anziché prenderglielo, per la sua taglia, lo prendo per una taglia più grande. Piuttosto prendete per la taglia a quale appartiene momentaneamente. Quando cresce, gliene date due. Perché ci ha detto la veterinaria che la quantità di Cardotec distribuita all'interno di questo bocconcino non è omogenea, quindi se lo dividete a metà è capace che c'è più o meno della dose che deve prendere, quindi non è una buona scelta. Ivi, quando si tratta di medicina, è il miglior cane del mondo, sappiatelo. buono il Cardotec, che bontà! Kumà non lo mangerebbe mai così, ma Ivi sì. Era buono? Miam miam! Miam 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 miam. Ragazzi, io ho ordinato un burrito da calavera, l'ho ordinato perfetto. Alvin invece mi sa che non ha messo le cose giuste per lui. Secondo me, prossima volta lo ordino per me e te ne creo uno perfetto. Così se No, non ti piace lo mangio io. prendo altro. Ok, mi preparo a un bel giro di acquisti. Adesso vado, prima cosa, a prendere un obiettivo, quello che vi ho fatto vedere ieri. Ho trovato un posto, sempre qui a Milano, che lo vende a tipo 180, quindi tanta tanta roba, altro che 3,79 in offerta. E poi adesso sono indeciso se fare un salto direttamente da Wake Paradise e fare una sorpresa a Maya, prendere anche direttamente la cosa, la tavola, visto che dopo andiamo a prendere gli scarponi e uniamo tutto stasera, così domani la prova. Obiettivo recuperato, adesso andiamo a prendere la tavola. Era veramente uno spreco spendere tanti soldi per questo obiettivo. Si tratta di un obiettivo che tante volte si trova in kit, e quindi tanti non lo usano perché è un obiettivo un po' stupido. Però per quello che dobbiamo fare noi va benissimo e non vedo l'ora di provarlo domani. Vivi, tutto bene? Sei comoda? Questa ti ruba sempre i posti, Kumà. Come si fa? Eh? Era tu il posto lì con la testa sotto il letto. Mettiamo l'antipulci anche a questo cagnolone. Lui invece ha il Vectra. Bellone, sai prendere il sole? Eh? Fammi vedere un comino che fa il bagnetto nel sole, il sun bath. Che bello. Grazie, vi mando un po' di cumirio, che la sua figaggine fa sempre bene. Guardate, beato tu che sei così bello, Kumà, beato te. E anche la tavola per Maya è presa. Eccola qua, dopo ve la facciamo vedere per bene. Non ho il telecomandino, quindi devo andare alla vecchia maniera, spingendo. Comunque andiamo a prendere i boots e poi torniamo a casa. Mi è preso un colpo a vederlo così. Mi è preso un colpo da lontano. Comirio, mi fai spaventare. Invece sei lì a proprio a goderti il tempo che non è più così caldo e il sole. Mamma mia, ma perché hai quasi 10 anni, cagnolone? Perché? Che tutte le volte che c'è qualcosa che non va mi prende paura. Intanto lei è qui di vedetta. Come sempre. Preso anche i boots, adesso torniamo a casa e vediamo di dare un po' una sistemata alla tavola, montiamo gli scarponi e vediamo anche l'obiettivo un attimo, e poi lo proviamo bene domani. Ma io in realtà non sa che sono venuto a prendere già gli scarponi, pensa che io debba tornare a casa e poi andiamo insieme. Però in realtà, siccome c'era del traffico, ho detto vabbè, vado diretto, prendo e torno prima. Alcuni di voi ci hanno chiesto cosa usiamo e come facciamo per non far venire l'erba sintetica puzzolente. Prima di tutto bagniamo bene l'erba sintetica con un getto però non forte in maniera da non rovinarla.
dopo diamo delle spruzzate abbondanti di questo prodotto. Va bene qualunque prodotto che sia fatto apposta per l'erba sintetica. Questo qua dovrebbe togliere, dovrebbe essere fatto apposta per gli animali, vedete? Quindi basta che troviate qualcosa del genere e siete a posto. Costicchia, perché mi sembra, intanto mi sa che sta per arrivare un temporale. Costicchia perché mi sembra che l'avevamo pagato qualcosa come 20-22 euro, ma ci è durato più o meno 2-3 mesi, quindi considerato che fa veramente un buon lavoro, vale la pena spenderci un pochino. Sarà anche il caso di tirare, ragazzi, oggi non so parlare dentro tutta la roba da Wake, perché a sentire dai rumori e a vedere laggiù, mi sa che è in arrivo un temporale. Eccoci tornati, come ti sembrano? Bellissimi! Un sacco carini, molto, tanto carini rispetto anche a quelli rispetto visti a tutti online. Quelli che abbiamo visto, sì. Obiettivo, domani lo proviamo. Tavola, hai visto? E Chondrogen. Chondrogen, vero? Eh? Sì. Una matta. Vabbè, montiamo? Yes. Quindi la scarpetta di Cenerentola l'hai allargato bene prima di entrare? Sì. Non mi sembra. Devi mollare questi perché sennò fai fatica a entrare. Lo devo fare anche questo. Ok. Quindi? Giusti? Grandi, piccoli? Al momento sento stringere, ma sento stringere tutto. Sì? Tipo anche qua che non stringe. No, vabbè, ho capito. Devi metterli bene e poi stringere bene. Guardate, quasi pronta. Adesso no, non sono stretti, li ho solo stretti a mano. Gli abbiamo dato una bella pulita e è come nuova, perfetta. Guardate che bellina. Top, adesso vi facciamo vedere anche il sotto dopo averla pulita. E voilà, pronta, pronta. Almeno la tavola lo è. Lei non lo so. Vabbè, comunque è molto molto carina. Eccolo qui. E questo è il sotto. Molto molto carina. Eccolo. Ciao piccola, ciao. Ci sta. È stata usata veramente poco. E per Maya è più che perfetta. Abbiamo trovato la super occasione sia per gli scarponi che per la tavola. Guardate qua che tenuta. Pigiama e wakeboard. Bellissimo. E questa sera una ciotola di carbonara per me e amatriciana per Maya. Comunque questa bestiola è diventata quasi brava, eh? Ogni tanto lo è, ogni tanto no. Però, dai, sta migliorando, vero? Ivy? Però è super dolce, eh? Super, guardate. Guarda che occhietto. Ivy!